tutti, ciao, come va? Buongiorno. Siete ancora vivi al quarto giorno? Sì. Più o meno, vedo qualche mano che fa così per ora. Bene, bene. La voce ce l'avete ancora o l'avete persa lunedì con l'Italia come me, no? Un po'. Un po'. Ah, si perde sabato, quindi ve la state tenendo. Vabbè, dai. Adesso cercheremo di... Invece che la voce... Che cosa? Le trombette. Esatto. Esatto. Bene, io sono Filippo, certamente ci diamo del tu. Trascorreremo insieme un'oretta e cercheremo di farlo in modo più dialogico possibile, quindi fate in modo che io parli meno possibile e parlate voi. E l'argomento è importante perché riguarda il lavoro di gruppo. Voi vi apprestate a formare dei gruppi, vi troverete a lavorare insieme con delle persone che non conoscete e sarà un'esperienza nuova, magari qualche piccola esperienza già ce l'avete, vedo che già sapete con chi lavorerete o no? No. vedremo come si formeranno i gruppi. E io quello che vi porto è una prospettiva un po' focalizzata, un po' no, che metterà l'evidenza su tre elementi che, a mio avviso, dalla mia esperienza come accademico, come ricercatore, ma anche dalla mia cultura personale, sono tre elementi che possono fare la differenza per far lavorare bene un gruppo e soprattutto far star bene le persone che lavorano nel gruppo, perché se le persone stanno bene, sta bene anche il gruppo, le persone sono più creative, il gruppo è più creativo e lavora meglio. Questi tre elementi sono l'ascolto, la multidisciplinarietà, o meglio l'apertura alla multidisciplinarietà, e il divertimento, ultimo ma non importante, divertirsi. Come farlo? Ne discuteremo insieme. Allora, ho preparato qualche slide, non troppo, e come vedrete mi piacerebbe partire per ogni slide da sentire le vostre opinioni. Poi vi racconto la mia di opinione e tentiamo poi di tirare le fila. Allora, la prima domanda che vi propongo è: secondo voi, dalla vostra esperienza, quali attitudini e qualità dovrebbero coltivare i partecipanti a un gruppo di lavoro? Da domani, voi che vi sedete con i vostri pari nel gruppo di lavoro, quali attitudini andrete ad adottare? Competitività? Siamo d'accordo? Collaborazione. No, assolutamente. Ma perché si è visto la collaborazione? Ah, ok, allora mi sembra di capire che c'è subito una risposta dei collaborativi ai competitivi. Ok, ci sono tante. Ok, partiamo da qui. Spirito di iniziativa individuale, immagino. Umiltà. Umiltà. Anche ascolto. Ascolto. Sapersi coordinare in base al gruppo che uno sa fare alle attività. Ok, valorizzare le varie competenze. Linda? Apertura, Carlos? Interessi comuni. Cioè cercare di lavorare sugli interessi comuni. Adattabilità. Adattabilità. Pazienza. Pazienza, ecco. Difficile in questo, in quest'epoca, no? De tutto subito, social network, messaggi. Come facciamo a essere pazienti? Come? L'orgoglio di gruppo. L'orgoglio di gruppo, costruire, vedremo in che modo, come si potrebbe costruire uno. Come? Sì, sì. Appartenenza. Appartenenza. Bene, bene, stiamo già toccando il cuore del nostro problema e adesso andremo un po' più in fondo. Allora, io ho selezionato anche delle immagini per ogni domanda e le immagini non le ho selezionate a caso. Provate a c'entra qualcosa con il nostro gruppo. Avere un obiettivo comune. Avere un obiettivo comune? E raggiungerlo tutti insieme. Sì, 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 sì. Allora, colori diversi e qui abbiamo scuole diverse e un obiettivo comune. Dove è piazzato questo obiettivo comune? Al centro, quindi implica una convergenza. Per convergere bisogna capire chi si è, chi sono gli altri e dove può essere il punto di convergenza, cosa non facile. Ci andremo a pensare su questo. E allora, vi accennavo prima dei tre elementi, ho voluto mettere l'ascolto da primo.
Perché? Perché l'ascolto, se vogliamo, ci apre tutte le altre porte. Il problema più grande, uno dei problemi più grandi delle relazioni interpersonali è quello che non ci si sente ascoltati dagli altri, e quindi se non ci si sente ascoltati ci si irrigidisce, non ci si mette in gioco totalmente e eventualmente anche si litiga, oppure si prendono altre strade, si esce dal gruppo, ci si demotiva e quant'altro. Credo che queste cose possiate anche sentirle, perché l'ascolto si applica non solo agli ambiti di lavoro ma anche agli ambiti relazionali più generali. Allora, l'immagine che ho selezionato è questa, in cui in un orecchio che associamo all'ascolto entrano varie cose, non solo le parole ma anche le emozioni, il silenzio, guarda un po', si ascolta anche un silenzio, le idee, i fatti, se volete quello che è più associato alla parola, e anche, non da ultimo, il tono di voce. Quindi ascoltare significa elaborare tutte queste cose qua, e tutte queste cose qua, non solo le parole, incidono sulla nostra apertura all'ascolto. È per quello che la comunicazione è così difficile, perché ci mette in gioco a 360 gradi come persone rispetto alle aspettative che abbiamo sugli altri, su quello che deve essere questo lavoro, su quella che è la nostra relazione e quant'altro. Però ascoltare è fondamentale, soprattutto in un gruppo di lavoro che ha a che vedere con un committente esterno, vale a dire qualcun altro che ti dice: guarda, ho un problema, risolvilo, oppure guarda, ho una sfida per te e ho bisogno che tu mi tiri fuori delle idee, come nel vostro caso. Ecco, se in questo caso non si tirano fuori, non ci si mette in ascolto di quello che c'è dall'altra parte, poi anche quello che si produce potrebbe non aver senso per il nostro interlocutore. Assolutamente. Quello che vorrei fare adesso, per rimarcare questo punto, è vedere tutti insieme 4 minuti di video di un signore, un italiano che sta in Australia, che parla della sua esperienza di collaborazione allo sviluppo in Africa. Lui racconta: io quando avevo 20 anni decisi di partire per l'Africa ad aiutare le popolazioni africane con tutta una serie di progetti attraverso la mia esperienza. Però dice: siccome non eravamo in grado di metterci in ascolto di questi interlocutori, il nostro progetto è fallito. Andiamo a ascoltare le parole di questo signore, perché a mio avviso sono abbastanza forti e ci daranno dell'ispirazione. Poi magari a seguito del video facciamo un giro di tavolo, non è un tavolo questo, un giro di sedie, per vedere cosa viene fuori da voi. Allora, andiamo a recuperarci il nostro video. Allora, perdonatemi, ma ci sono... Ok, no. Ok, ci siamo. My life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO, and every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how
to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. And but instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia, to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out of the, from the river, and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos! And the Zambia said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. I thought it was only us Italians blundering around Africa, but then I saw what the Americans were doing, what the English were doing, what the French were doing, and after seeing what they were doing, I became quite proud of our project in Zambia, because you see, at least we fed the hippos. Ok, interrompiamo qua. Lo so, è divertente, volevate sentire il proseguo, però poi si addentra un po' troppo sulle dinamiche paternalistiche con cui i paesi occidentali gestiscono. Esatto. Venerdì vediamo le slide tutta questa settimana. Allora non, direi a questo punto di tornare su qui, tornare sulla domanda e condividere quello che ci viene in mente. Quindi cosa significa alla fin fine sapere ascoltare e perché è così importante? Perché la gente che ha esperienza più di noi o magari ha già provato a fare una cosa e ha fallito, sa che quella cosa funziona e se noi non glielo chiediamo è ovvio che falliremo di conseguenza. Esatto, la gente che ha più esperienza di noi, riconoscere che noi non abbiamo l'esperienza che potrebbero avere altri, anche se sulla carta abbiamo le credenziali, no? Gli italiani che andavano in Africa, sulla carta io sono diplomato al liceo XY, ma l'esperienza non ce l'ho e quindi chi ce l'ha è meglio ascoltarlo. Altri commenti? No, cioè, quindi è meglio avere l'esperienza che lo studio. E io dico che è bene avere entrambi. E non saprei cosa scegliere delle due, anzi più li portiamo avanti in parallelo le due cose, più le due cose avranno significato. Quindi andrò a studiare con cognizione di quello che sto studiando perché l'ho visto in pratica, e andrò a lavorare con più consapevolezza perché ho fatto delle riflessioni e delle letture su quello che sto facendo in pratica. Quindi io le due cose le porterei avanti in parallelo, e probabilmente anche in questo progetto vi capiterà di farlo, dei momenti di approfondimento, di studio, e dei momenti pratici che più entrano in sinergia, più possono portare a un lavoro di qualità. Altre idee sull'ascolto? Forse già per capire le necessità. Esatto, quindi per esempio questa domanda potrebbe essere applicabile al vostro progetto? Qual è la necessità di avere un output di un certo tipo sui dati climatici? Uno potrebbe dire, ma la sappiamo già qual è la necessità, perché l'output grafico ci aiuterà a capire meglio le cose. Ma ci sono altre necessità?
oppure questa necessità, siamo sicuri che così come la stiamo dicendo è ben definito, oppure è ancora generica questa necessità? Quindi l'ascolto è un lavoro di approfondimento, di generazione di domande, di messa in campo soprattutto di umiltà e curiosità. Perché senza questi due elementi poi noi cosa facciamo dei progetti? Andiamo nel progetto, ci sentiamo solidi di quello che sappiamo, però non ci apriamo ad ascoltare quello che ci può invece arricchire e quello che servirà per produrre l'output finale, perché da soli è improbabile che riusciamo a risolvere una cosa. Bene, bene, bene. Andiamo avanti, facciamo un passettino avanti. Qui io quello che ho voluto fare è invece interrogare me stesso sulla mia esperienza e cercare di mettere giù delle piccole regole, neanche, non le chiamerei neanche regole, le avevo scritte con il non, poi ho cancellato il non perché non mi piace questa cosa che del divieto e ho cercato di riformularle in positivo e quindi le chiamerei delle linee guida su come a livello pratico in un gruppo di lavoro che potrebbe essere il vostro e garantiamo che ci sia ascolto, perché quello che succederà e ve ne accorgerete è che vi siederete intorno a un tavolo, inizierete a discutere e osserverete che è più o meno facile dire quello che pensate, ci sono delle persone che parlano di più e magari guidano la conversazione, finite la riunione e siete magari frustrati perché siete riusciti a dire quello che volevate oppure non eravate completamente d'accordo e quindi in un gruppo che parte in una discussione è spesso difficile garantire un vero ascolto di tutti e bisogna fare uno sforzo consapevole anche con l'aiuto di alcune linee guida per mantenere diciamo una certa rotta. Allora io ho scritto queste linee guida, se approfondite l'argomento potreste trovarne molte altre e non credo che ne troviate in contraddizione a queste. Io di mio utilizzo sempre moltissimo il buon senso oltre che la conoscenza specialistica, poi il buon senso richiede riflessione, non è che arrivi subito il buon senso spesso. Allora, molto praticamente, quello che io per esempio ho visto fare in Olanda anni fa e mi è piaciuto moltissimo e ho detto d'ora in poi quando avrò un gruppo di lavoro terrò questa regola è che prima di concludere un meeting ci assicuriamo che tutti abbiano avuto l'opportunità di parlare attraverso un ultimo giro di tavolo. Ha senso? È chiaro? Sì. Ok, quindi cosa facilissima a dirsi però... Cosa succede nella fretta dell'oddio, è mezzogiorno, dobbiamo scappare, adesso devo andare a fare quest'altra cosa e tutti si alzano dal tavolo e nessuno si accorge che magari uno o due persone in realtà non avevano contribuito, avrebbero potuto farlo e anzi state lasciando lì sul tavolo un pezzo prezioso di informazione. E secondo punto, cerchiamo di mantenere la discussione più aperta possibile con interventi di tutti e non solo pochi membri del gruppo. Questo è abbastanza facile da intuire. È inevitabile che in un gruppo emergano dei leader e sono forse anche necessari. Il punto è quanto spazio e con che tipo di carica questi leader si impongono, ecco, non dovrebbe mai essere troppo impositivo una leadership, dovrebbe sempre lasciare spazio a tutti di intervenire. In che senso troppo impositivo? Impositivo nel dire, hai detto questo, no ma in realtà questo non sono d'accordo e quindi passiamo al prossimo argomento. Quindi senza niente? Beh, adesso chiaramente noi stiamo ragionando per estremi, non abbiamo un caso davanti agli occhi. Però quello che succede spesso è che chi emerge come leader del gruppo spesso non ci si rende neanche conto che questo sta succedendo, ma non vi preoccupate di questo. Diciamo che quello a cui bisogna fare attenzione è quando notate che uno o più persone dentro il gruppo diciamo forzano un po' la mano sulla discussione oppure impongono un po' troppo, se volete, le proprie idee. Sì, in quel caso quello che è consigliabile fare è porre in modo molto gentile il problema. Siamo sicuri, non puntando il dito,
che questa discussione stia andando bene, stiamo tutti contribuendo a questa discussione? Ha senso queste cose qui? Mi seguite? Già vi vedete nel sì, sì. Futuri gruppi? Avete l'intuizione che potrebbe accadere? Ok, bene. Ok, ecco, poi su queste cose sentiamoci. Io alla fine della presentazione ho segnalato il mio indirizzo email. Nel corso del progetto scrivetemi, chiedetemi dei consigli o segnalatemi delle situazioni magari difficili che si stanno creando e anche condividete quelle che sono le vostre emozioni su questo, anche in via totalmente riservata. E su questo vi posso dare una mano, ok? E richiediamo sempre ulteriori spiegazioni se qualcosa non ci è chiaro. Questa è una cosa che nella mia esperienza mi ha sempre lasciato scioccato. Le persone fanno così e non capiscono. E là il potere di fare domande è un potere dirompente, perché il fare una domanda ci apre due porte. Da una parte ci dà l'opportunità di vagliare molto meglio un'idea. Potresti fare un esempio? Ma hai pensato che conseguenze avrebbe questo in... E dall'altra parte è un'opportunità per tutti di aprire nuove porte. E quindi il fare domande andrebbe sempre incoraggiato. So che nella scuola italiana questo non avviene spesso, è ancora un po' monodirezionale, però... E in un lavoro applicato questo diventa fondamentale. Quindi se andiamo avanti annuendo senza portare a galla anche delle obiezioni che ci possono avere, rischiamo di costruire una montagna che però potrebbe rapidamente crollare per qualsiasi ragione che magari avevamo già ipotizzato e non avevamo espresso. Oppure quella domanda del tipo "scusami, non ho capito, puoi ripetere?" è un'occasione persa, perché nel ripetere la persona stessa si sarebbe chiarita l'idea, ok? E siamo consapevoli che diverse persone hanno diverse modalità e tempi di comunicazione. Ciascuno di noi è assolutamente diverso come persona e come stile di comunicazione, già lo sapete. E quindi non possiamo pensare che tutti arrivino al rodaggio nel gruppo con la stessa velocità o contribuiscano nella stessa maniera. Per esempio, io in un gruppo tipicamente sono uno che sta molto zitto all'inizio, perché io ho bisogno di capire fino in fondo le cose prima di intervenire. Quindi all'inizio potrebbe sembrare che io non abbia molto da dire o magari anche non sia troppo coinvolto. In realtà non è così. Il mio stile cognitivo, la mia attitudine mi porta a contribuire in un altro modo. Quindi ricordatevele queste cose prima di dire "ah no, ecco, lui non fa niente", facendovi delle idee vostre campate per aria, delle assunzioni. Piuttosto chiedete, ma non dicendo "ah, ecco, non fa niente, come va? È ok? Ti sembra che abbia senso il progetto, il gruppo di lavoro? Ok?" E poi un'altra cosa molto pratica, anche qui molto difficile perché entrano in gioco le emozioni, è ci sforziamo a non interrompere gli altri quando parlano e non esprimere giudizi. Tutti i commenti e le idee espresse hanno il loro senso in modi diversi, ci fanno fare qualche passo avanti. Ecco, interrompere è un classico, perché in una discussione in cui io ho un'idea, tu hai un'altra, vogliamo far valere il nostro punto di vista più, e abbiamo questa necessità di esprimerci che ci fa, diciamo, andare oltre. Spesso abbiamo la frustrazione perché non riusciamo a intervenire, vedrete, sarà un classico, non riuscite a intercettare. Anche per quello l'ultimo giro di tavola è così importante, perché recuperiamo. Però stateci attenti, anche esprimere giudizio. Il giudizio è la tomba della creatività. La creatività ha bisogno di un clima molto sereno, molto disteso, in cui le persone non si sentono giudicate, non hanno paura di dire delle cose che non hanno senso,
perché comunque tutto ha senso, perché se voi portate avanti una considerazione ha il suo senso, da un certo punto di vista voi l'avete pensata e quello ha il suo senso, anzi per qualsiasi, anche se sia strampalata, quella considerazione comunque viene messa in mezzo al tavolo e sta avendo delle conseguenze. Quindi prima di dire ah no, questo bello, questo no, no, ma cosa dici, eh? No, passi indietro e ricordatevi che tutte le idee hanno il loro peso, anzi non c'è l'idea vincente, aspettate, perché vedrete che magari velocemente potresti innamorarvi dell'idea vincente, ecco fatta, io ho st'idea, basta, adesso io sono convinto che questa idea risolverà tutti i problemi del gruppo e produrrà l'output fantastico. Sì, magari la maggior parte delle volte non è così, perché quella magari è una prima intuizione che andrà aperta, sviscerata, obiezioni, dibattuta, quindi andiamoci piano e soprattutto non esprimiamo giudizi e neanche troppo positivi, se volete, sulle nostre idee, per quanto possiamo comunque prendere coraggio. E infatti l'ultimo punto riguarda proprio questo punto, prestiamo attenzione a non innamorarci troppo di un'idea, scartando tutto il resto, restiamo aperti a tante possibilità di fare le cose. Allora, io sono stato nel passato coinvolto in due progetti startup che sono stati veramente positivi, delle avventure che mi hanno fatto imparare tante cose, abbiamo avuto un sacco di successi, ma ci hanno messo di fronte a grandi difficoltà. Perché? Perché soprattutto quando parti con la tecnologia, parti a lavorare su una tecnologia, facilmente ti innamori di quello che stai costruendo. Il problema è che quando ti chiudi troppo in quel lavoro, e se poi quel lavoro non è quello giusto per una serie di ragioni, basta, arrivi all'appuntamento finale solo con quest'unica idea e metti tutto il tuo rischio lì. E quindi è sempre bene restare aperti a tante possibilità, farsi il piano B, il piano C, il piano D, portare avanti più filoni di lavoro, chiaramente non con lo stesso approfondimento perché sarebbe impossibile, però questo è importante, sempre tenere la testa alta, altrimenti quell'idea ce la portiamo fino alla fine e molto probabilmente, invece di portarci alla gloria, se ci siamo innamorati troppo frettolosamente, ci porterà a, diciamo, un risultato non ottimale. Ha senso questo che vi dico? Ve lo vedete anche dalle vostre esperienze in altri progetti? Oppure è una cosa ancora astratta? Così è così? Sì. Mezza via? No, secondo me sì. Sì, la riuscite a afferrare un pochino? Sì, perché non puoi, cioè, basarti sempre su una sola cosa, perché magari fallendo sei giù. Esatto. Come ci avevo detto ieri. Esatto. L'idea, ma il problema, la soluzione. E, ok, allora, l'ascolto. Prego. Cos'è l'ultimo giro di tavolo? L'ultimo giro di tavolo è il momento in cui, prima di dichiarato finito un incontro, spesso non è che si dice adesso questo incontro è finito, la gente dice è mezzogiorno, dobbiamo fare altro, finito, devo andare a fare la spesa, e tutti vanno via. No, assicuratevi che a mezzogiorno meno 5 dite bene ragazzi, ultimo giro di tavolo, uno di voi si prende in carico questa cosa qui e dice bene, vi ricordo che mancano 5 minuti, 5 anche di più, prendetemene 15 o 20 e dite facciamo l'ultimo giro di tavolo. Allora io sono qui e dico Marco, hai qualcosa da dire in più rispetto al meeting di oggi? No. Lorenzo, hai qualcosa da dire? Sì, effettivamente prima volevo dire che potremmo fare questo. Bene, grazie. Non lo so, Pinco? No, non ho, ho già detto tutto. E quindi quello assicura che tutti si alzino con tranquillità e dire bene, Questo incontro ho detto quello che dovevo dire, anche se ho avuto qualche difficoltà, perlomeno gli altri l'hanno ascoltato. Nell'ultimo giro di tavolo non è un dibattito, non è che l'ultimo giro di tavolo si continua a lavorare su quello che si dice, no, si sta zitti, si prende nota, si ascolta e basta, perché sennò il lavoro non finisce più. È chiaro cos'è l'ultimo giro di tavolo? Ok, bene. E, ok, questo era l'ascolto. Farei un passo avanti
e andrei a parlare del secondo punto, che in realtà indirettamente abbiamo già introdotto. E stiamo parlando della multidisciplinarietà, questo concetto così tanto abusato. Anche voi come me sentite parlare sempre di multidisciplinarietà, interdisciplinarietà? Sì, vero? Io sono anche un po' stanco, perché il fatto che ne parliamo così tanto vuol dire che a mio avviso c'è ancora sotto un problema da risolvere che non abbiamo risolto. Il problema è come mettere insieme varie discipline, perché se tu sei in un liceo classico, se tu sei in un liceo artistico e tu sei in una scuola di un altro tipo, comunque le cose che hai fatto sono quelle, e come fai a metterle in comunicazione con quello che fa un'altra persona che invece parte da altre premesse, con altri obiettivi? È difficile, le discipline per come sono fatte sono un po' chiuse, sono dei mondi un po' chiusi. Però in un certo modo possiamo far sì che ci sia multidisciplinarietà. Come? Come secondo voi? Ecco, apriamo un po' la discussione a partire da questa domanda. Importanza e difficoltà. Bisogna essere disposti e capaci di mettersi in discussione. Mettersi in discussione, vale a dire? Non considerare in partenza che solamente io ragiono, che solamente il mio punto di vista è giusto, ma essere capaci di, o almeno provarci. Ok. E vedere le cose da un altro punto di vista. Esatto, utilizzi la parola giusta, punto di vista. Ricordarsi che il nostro è un punto di vista, non è la verità ultima. Per quanto bello sia le cose che sappiamo, è un punto di vista sul mondo. Il mondo è vario, eventuale, una complessità pazzesca e si presta ad essere visto da diversi angoli. Prendi un albero, lo vedi dal basso, vedi delle foglie, vedi dall'aereo, vedi un albero in mezzo a una radura vuota. Prendi il microscopio e le foglie le vedi con la linfa, e quindi lo stesso oggetto si presta a essere visto da punti di vista diversi, giusto? Però stiamo parlando di uno stesso oggetto, non di oggetti diversi. Però, perché quello che succede con la multidisciplinarità, questo è un po' sottile forse, è che noi non ce la facciamo a farla, perché in realtà quell'albero è diverso per ciascuno di noi. Non è che stiamo tutti analizzando quel cipresso lì fuori, tu stai analizzando il pino, io il... Quindi prima bisognerebbe capire di che albero stiamo parlando, e questa è la parte difficile della multidisciplinarietà. No, non ci addentriamo, intanto tenetela così nell'aria, pensateci, poi vedrete magari se questo può essere concretizzato. Quindi, perché è importante e risulta così difficile? Altre sensazioni? Perché comunque ognuno di noi, cioè chi più chi meno, è orgoglioso un po', quindi se una tua idea viene scartata, a prescindere, ti fa male, cioè è difficile accettarlo. Bravo, perfetto, assolutamente. Laddove andiamo a toccare l'elemento emozionale, entriamo in un territorio molto difficile. E qui ricordatevelo che è un territorio difficile, prima di dire, ah ecco lui è sempre lì che si inalbera o l'orgoglioso, è difficile per tutti. E quindi sarà parte del gioco, sarà parte della formazione che farete qui, non è solo l'argomento tecnico, è anche come farete le cose, perché poi il mondo reale vi riproporrà le stesse situazioni, l'argomento cambierà, ma queste situazioni sono quelle che spesso fanno la differenza, sapere lavorare in un gruppo. E quindi dal punto di vista emozionale, anche lì spesso cosa succede? Visto l'impostazione settoriale del mondo della conoscenza di adesso, tutti noi finiamo molto per creare la nostra identità intorno alla nostra disciplina, alla nostra scuola. Quelli sono quelli del liceo classico, sono fatti così, colà. Quelli sono quelli del liceo scientifico, me li immagino già in un modo e già sono pronto che mi dicano certe cose, e quelli invece sono quelli dell'artistico, i creativi, che chissà cosa mi tireranno fuori. Noi arriviamo in un gruppo con un sacco di cliché, un sacco di assunzioni su quello che mi arriverà dall'altro. Non solo le assunzioni, spesso ci portiamo anche dei complessi di inferiorità e di superiorità che sono pericolosissimi, perché dicono, ah, io arrivo, non so, dal liceo classico e già cammino sulle punte. Quell'altro magari di un'altra scuola che si sente che no,
non sono all'altezza perché nella... Ecco, queste cose sgombratevele, proprio se vi vengono questi pensieri dite siamo proprio indietro. Cioè, questo è un esercizio per andare oltre queste cose, per conoscere gli altri, non per rimanere impiantati su questi cliché, ok? Che comunque ci influenzeranno. E io sono il primo che personalmente ne ha sofferto, nel senso che mi ricordo, per esempio, quando ho intrapreso la laurea in scienza della comunicazione, erano i primi anni. Il fatto che non avesse un impianto matematico quantitativo faceva sì che noi sentivamo di essere così inferiori di altre facoltà. Tutto questo io con la maturità ho riconosciuto essere veramente inutile. È solo un prodotto dell'egocentrismo che non dovrebbe essere lì. Quindi è importante anche parlare di questo, non ne parliamo mai, ma sono le cose che poi incidono, no? E allora, per chiudere sulla multidisciplinarietà, vi leggerei dei passi di un libro molto bello in cui si parla di multidisciplinarietà dentro il lavoro, il mondo del lavoro vero. E è in inglese, cercherò in tempo reale di tradurvelo un po' all'italiano. Allora, vi leggo dei pezzi. Ci siamo ancora? Vi sto sobbarcando di cose oppure va via veloce la cosa? Va via bene? Ok, bene, bene. Ok. Leggo in inglese? No. Esatto. Allora, vediamo di fare questa traduzione interpretariata in tempo reale. Allora, collaborare dentro un ambito singolo ha limiti. Piccoli gruppi con dei background simili sono inclini a quella che si chiama tunnel vision, visione a tunnel. Noi vediamo il mondo dentro il tunnel, non ci accorgiamo che fuori dal nostro tunnel c'è tutto un altro mondo che si può guardare, ok? Quando si dice grandi menti pensano allo stesso modo, come se fosse una buona cosa, in realtà stiamo parlando di uniformità che conduce al pensiero di gruppo, qui lo connota negativamente. Questo è stato un problema, per esempio, quando l'amministrazione Kennedy si è convinta che, nonostante l'evidenza contraria, l'invasione della Baia dei Porci era una buona idea. Perché loro, nonostante ci fossero segnali che dimostrassero il contrario davanti ai loro occhi, erano talmente dentro questa visione a tunnel che hanno detto no, questa è una buona idea. Per darvi l'idea di quanto questa visione a tunnel crei delle conseguenze veramente importanti sulle idee e le azioni che intraprendiamo, pensate che più di 2000 anni fa i dotti ebrei che hanno scritto il Talmud decretarono che allorquando le autorità raggiungevano un verdetto di colpevolezza unanimemente, per esempio un verdetto che includesse la pena di morte, l'imputato doveva essere assolto. Quando c'era l'unanimità che diceva colpevole, assolto. Perché? Perché l'assenza di una singola voce che era contraria gli segnalava loro che c'era stato tunnel vision, group thinking. Pensate, andando avanti e parlando di tempi più recenti, Steve Jobs una volta ha detto che la rivoluzione portata dal Macintosh è stata costruita grazie a persone che ci lavoravano, che erano oltre a essere esperti di computer, quindi il terreno comune c'era, ok, l'albero era lo stesso, erano anche musicisti, artisti, poeti e storici, ok? E diceva anche, è nel DNA di Apple che la tecnologia da sola non basta, nessun punto di vista da solo basta. E per esempio Jobs ha detto questo quando ha lanciato l'iPad. È la tecnologia sposata con le arti, sposata con le scienze umane, che produce quei risultati che fanno cantare il nostro cuore.
anche lì l'importanza dell'impatto emozionale del prodotto, non solo la tecnica, ma anche le conseguenze che i prodotti e le cose del mondo hanno su di noi come persone. E da ultimo vi leggo questo. Qui parla di una specie di laboratorio di ricerca che è super multidisciplinare e dice: nonostante tutti questi problemi del lavorare con persone di altre discipline, quelli che sono più creativi nel risolvere i problemi lo fanno perché hanno una curiosità di andare oltre il proprio intellectual bunker, il proprio bunker intellettuale, e cercano di pescare delle cose dentro i bunker intellettuali degli altri, ok? Quindi la contaminazione. E dicono: questo è molto difficile da fare in un mondo molto specializzato, in cui molto presto ci si specializza, e quando ci si specializza è come se rimaniamo incastrati in un territorio che noi sappiamo dominare, siamo super, diciamo, a nostro agio su quel pezzo di mondo lì, però rimaniamo chiusi lì dentro. Quindi questo progetto è straordinario per voi, perché vi dà l'opportunità di sentir parlare persone che fanno altre scuole, di, per esempio, apprezzare le domande che fanno, le idee che tireranno fuori o le cose che non sanno e via dicendo. L'ultima. Per esempio, in un gruppo misto, io, che sono un medico, potrei vedere una cosa come impossibile. È successo, sta raccontando di una cosa che è successa. Un medico ha detto: no, questa cosa che stiamo tentando di fare è impossibile. Poi però una persona con un background che ne veniva dal mondo del design ha mostrato quel problema da un altro punto di vista e hanno trovato una soluzione. Quindi quello che potrebbe essere impossibile da un limitato punto di vista ingegneristico piuttosto che scientifico da altri campi può non essere più tale, perché abbiamo ristrutturato il problema in modo diverso. Ecco, adesso mi taccio sulla multidisciplinarietà. Tutto questo ha senso per voi? L'avete già riscontrato con emozioni durante i vostri studi? Sì, assolutamente. Dimmi un po' come... Banalmente nei progetti a scuola, per esempio, sì, i gruppi che facevamo tra le varie classi o tra le varie scuole, per progetti di scuola-lavoro ad esempio, okay, emergevano da ogni scuola diversa persone, sì, con visioni diverse, competenze diverse, e che poi formavano un gruppo totalmente eterogeneo che però aveva una quantità di stimoli differenti che poi alla fine costituivano l'idea, sì, vincente. Bene, bene. E lì riuscivate facilmente a creare un gruppo da tutti questi... Diciamo che spesso è anche più facile che ritrovarsi tutti provenienti dallo stesso background, okay, perché per esempio in una squadra di 5, sì, ingegneri aerospaziali, sì, magari c'è qualcuno che ha un'idea, sì, e qualcuno che ha un'altra idea, sempre sullo stesso, sì, tema, che si realizzano con processi diversi, e quindi mettersi d'accordo. Entrano in conflitto. Questo è un bellissimo punto. Avete ascoltato questo punto? Il punto è che è vero che la multidisciplinarietà ha i suoi ostacoli, ma anche la monodisciplinarietà poi può portare a conflitti. Anche voi vi rivedete in questo tipo di dinamiche? L'avete sperimentate con gruppi di lavoro eterogenei o omogenei delle vostre scuole? Più o meno? Sì. Sì? Ok. Ok, bene, bene. Ok, lasciamo qui questo punto, lasciatelo sedimentare con calma, non pensateci troppo, portatevelo a casa per così com'è. L'ultimo punto è quello più divertente. e qui voglio sentirvi, perché le nuove generazioni hanno un sacco da insegnarci. Persone della mia età provengono da un mondo in cui l'universo lavoro aveva tutti i tipi di connotati eccetto quelli del divertimento. Il lavoro era impegno, sacrificio, dedizione, forse lo è anche per voi, quindi anche voi siete dentro questo mondo, questo universo semantico, però speriamo che da voi emergano delle voci di apertura. Ah, c'è un commento subito. Matteo? Sì. Ok. Il lavoro deve essere una
essere anche divertente, perché una persona, se non ha un lavoro che fa, si diventa che gli piace, non si sente realizzato, da quando non lo cerca, invece ti diverti, perché ti piace ciò che fai. Se è uno più producente, che ti piace, ti senti costretto anzi a farlo, ti svegli la mattina dicendo che tu vuoi... Sì. Sì. Ok. E cosa secondo voi dovrebbe essere messo in campo in un progetto affinché le persone si possano divertire? Questo è difficile, perché spesso non ci prestiamo tanta attenzione a creare le condizioni per il divertimento. Ah, qui ci sono tante mani, bello questo, vai. Secondo me non bisogna mettere tanta pressione sulle persone. Se le persone sono molto pressate, poi ovviamente non si divertono. Ok, perfetto, pressione. Collaborazione. Cioè ci si diverte di più se si collabora, piuttosto che fare le cose da soli a casa. Tu fai questo pezzo di lavoro, io faccio quello, no, divento un po' arido. Giusto? Ok? C'era una mano qui? Sì. Il lavoro deve ricoprire un po' tutti i campi che una persona fa, perché cioè, ognuno ha la propria passione, quindi si diverte a fare quello. Bisogna, esatto, intercettare le passioni delle persone. Di tutte queste cose parlatene poi. Perché poi cosa succede? Qui ci salutiamo qua e poi da domani siete dentro un gruppo di lavoro, in alcuni ambienti sentirete le pressioni, sentirete che la vostra passione è dimenticata. Ogni tanto parlate anche di questo, tentate anche voi di inventare il miglior modo di lavorare in gruppo, per voi, perché poi non c'è ricetta che funziona per tutti, però ci sono alcuni elementi che... C'è qualche altro commento su cosa significa poter lavorare in serenità, non dimenticandosi della dimensione del gioco? Gioco e serenità, qualcuno vuol commentare su questa parola? Su queste parole? Cosa? Rapporti sociali? Potrebbe voler dire questo, che per esempio ci prendiamo del tempo per conoscerci meglio e non esauriamo il progetto nelle ore che passiamo a lavorare sulle cose? Magari ci facciamo una... Sì, che c'è più sulla base per questa regia, esatto, esatto, assolutamente. Quindi spendere del tempo altro oltre al tempo di lavoro con le persone, perché sennò cosa ascolto delle persone? Sempre il loro punto di vista sul lavoro, e magari non so neanche che persona ho di fronte. Ma tu che tipo sei? Cosa ti piace fare? Andiamo a farci una chiacchierata? O ha senso questo? Oppure in questo progetto avrete fretta di scappare a casa? Ok. Poi no, io non devo essere il rivoluzionario, che poi mi dicono, ah, ecco, hai visto? Adesso la prendono per un divertimento. No, ma io l'ho ripetuto, tenendo spunto da Filippo, io l'ho ripetuto tutte le volte che posso, ricordatevi di divertirvi. Ah, ok, perfetto. C'era un commento qui? Sicuramente è importante avere qualcosa che crea divertimento in un gruppo, specialmente in un'occasione come questa. Però fino a un certo punto, perché fuori un lavoro è possibile. Fino a un certo punto, ok, quindi essere anche in grado di avere la consapevolezza di guardare le cose e dire ok, qui finisce questo, inizia quell'altro, altrimenti poi c'è un rischio di deriva del gruppo da altre parti. Assolutamente, assolutamente. La consapevolezza è la cosa più importante. Sempre testa alta e capire quello che sta succedendo, quello che, di cui si ha bisogno in ogni momento. E altri commenti su questo? Allora vi racconto io due cose su questo. Anzitutto premetto che in questo periodo collaboro con una società di consulenza che si chiama Great Place to Work e che ha la missione di aiutare le aziende a creare ambienti di lavoro in cui le persone possono essere più felici, utilizziamo questa parola importante. E quello che facciamo è andiamo nelle aziende e raccogliamo le opinioni di tutto il personale su come vanno le cose nel quotidiano e come potrebbero essere migliorabili. E questo mi ha insegnato un sacco di cose relativamente a cosa vuol dire lavorare creativamente, ma anche con grande produttività. E la ragione per cui ho evidenziato questi due elementi non è casuale, serenità e gioco. Perché, come si diceva in apertura, laddove c'è pressione e laddove
c'è il contrario del gioco, vale a dire faccio le cose perché devo farle, le cose magari possono anche succedere, però succedono con molta poca creatività e creando delle ripercussioni personali di frustrazione, di un ricordo negativo che comunque prima o poi ritorneranno, non in questo progetto ma anche nella vostra storia. Dirà, mi ha segnato non bene quella cosa lì. Quindi ricordiamoci che questo progetto è anche una tappa di un percorso per voi, e anche come tappa va vista. Ma ritornando alla serenità al gioco, e quello che emerge dagli studi dei neuroscienziati, gli scienziati che studiano in modo analitico, scientifico e tecnologico il cervello delle persone, è che laddove le persone sono in situazioni di pressione e di stress e di fretta e non si attivano i processi creativi. Noi pensiamo di essere creativi perché magari ci vengono un sacco di idee, però siamo molto disordinati nel pensiero e quelle idee sono sempre superficiali, cioè anche se siano creative sono in realtà delle reiterazioni a un livello superficiale. Non abbiamo quegli insights, cioè quegli approfondimenti verticali, quei lampi di creatività e di genio che potremo avere allorquando invece siamo in uno stato fisicamente, emotivamente positivo. Enfatizzo anche fisicamente, perché quanto è importante sentirsi bene fisicamente. Se si dorme poco, se si mangia male, è comprovato che questo porti al non sentirsi in modo ottimale, e la creatività e anche la comunicazione, per esempio parliamo in modo più aggressivo quando siamo stanchi, ne vengono impattati. Quindi lavorare bene significa un sacco di cose. Perché è così difficile? Perché non è semplicemente mettere una stanza e dire fate quello che volete, divertitevi. Ci sono delle premesse che dobbiamo creare. Però sempre di più ce ne stiamo accorgendo, fortunatamente. E sempre di più, a mio avviso, dobbiamo trasferire questo messaggio alle nuove generazioni, altrimenti poi si corre il rischio di ripercorrere la stessa strada deficitaria che stiamo percorrendo in questo momento storico di grande stress, sovraccarico cognitivo. Ne sapete qualcosa anche voi? Facebook, messaggini? Cioè questo è molto difficile da controllare, perché è veramente molto difficile. Cioè mi riesce a volte difficile a me, che ho quasi 40 anni, quindi per voi è quasi impossibile. Però stiamoci attenti, prestiamo attenzione, facciamo delle prove, per una volta magari spegniamo e diciamo vediamo cosa succede, magari ci scopriamo un mondo nuovo. Già provato? Gente che non dà mondo. Esatto. Ecco, il sovraccarico cognitivo, chiaramente, non so quanto vada di pari passo col gioco e la creatività. Poi ci si può anche giocare mentre si chatta, perché entriamo in uno stato emotivo positivo, però ecco, andiamoci piano e soprattutto mettiamo una lente lì. Scrivetemi le vostre opinioni su quello che succede durante il progetto per quanto riguarda questa dimensione qua. Commenti su questo? Vi rivedete su questa cosa del divertimento, sovraccarico cognitivo, distrazioni del mondo? Sì? Un po' tutti. Un po' tutti, ovvio. Ok. E io a questo punto avrei chiuso. Se non ci sia un commento, no? Ok. Allora, un grande bocca al lupo.